salvare il pianeta. È questo l'imperativo che i giovani di tutto il mondo si sono dati, ispirati dal messaggio di Greta Thunberg, la sedicenne svedese in prima linea nel campo dell'attivismo ambientalista. Quello che chiedono a politici ed economisti è ripensare totalmente le attività antropiche nell'ottica del rispetto della Terra. Non c'è un pianeta B, è uno degli slogan più gettonati. Ma cosa sta succedendo a deserti, oceani e foreste? Un colpo d'occhio fondamentale arriva dallo spazio, grazie a numerosi programmi di osservazione che fotografano, dettagliano, elaborano quello che succede sulla superficie terrestre. Ne abbiamo parlato con Simonetta Cheli, capo strategia, programmi e coordinamento della Direzione dei Programmi di Osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea. I satelliti possono aiutare moltissimo in quanto sono uno strumento obiettivo un po' super partes di monitoraggio permanente dello stato del nostro pianeta. I satelliti infatti servono a monitorare permanentemente circa 25 delle variabili climatiche delle 50 totali definite dalle Nazioni Unite attraverso le attività UNFCCC. Queste variabili climatiche comprendono l'innalzamento dei mari, lo stato dell'evoluzione dei ghiacci, lo stato della foresta sul pianeta, la temperatura, l'atmosfera, la qualità dell'aria e molte variabili che sono facilmente, diciamo, seguibili e monitorabili con quelli che sono i satelliti. Una particolarità fondamentale dell'occhio dei satelliti è quella di riuscire a vedere anche lo stato di zone inaccessibili per l'uomo. È questo il caso di alcune regioni artiche e antartiche, ad esempio, considerando che l'evoluzione dei ghiacci è un indicatore fondamentale per capire lo stato di salute della Terra. I monitoraggi, per essere attendibili, si svolgono su un lungo arco temporale. Parliamo di almeno 30 anni per poter contribuire ai modelli scientifici di chi si occupa di clima. L'Agenzia Spaziale Europea è un programma complesso e molto importante, in questo momento direi il più importante a livello mondiale per quanto riguarda satelliti ambientali. È un programma che si compone di tre parti, da una parte sviluppiamo i satelliti meteorologici, che sono satelliti che abbiamo lanciato nel 78 e che sviluppiamo oggi insieme ad EUMETS, l'agenzia operativa a livello europeo per la meteorologia. Sono satelliti meteo, quindi abbiamo il programma scientifico, il programma che si chiama Earth Explorers, dove sviluppiamo, lanciamo ed operiamo dei satelliti che hanno degli obiettivi precisi, scientifici, di studio di quelle che sono delle tematiche relative allo stato del nostro pianeta, la magnetosfera, l'evoluzione dei ghiacci, l'umidità del terreno e questi elementi che sono, diciamo, di tipo scientifico. Dopodiché abbiamo sotto l'egida della Commissione Europea il programma Copernicus, che appunto è diretto dalla Commissione Europea in quanto leader politico e anche cofinanziatore importante del programma, ma dove l'ESA rappresenta l'ente che sviluppa e coordina tutta la componente spaziale. Le missioni attualmente operative sono 15 e forniscono il maggior numero di dati di tipo ambientale al mondo. 25 sono i satelliti già programmati, saranno lanciati nei prossimi anni. Le sentinelle della Terra operative ad oggi per Copernicus sono 7, le prime 3 lanciate in coppia, altre ancora ne seguiranno. Alcune hanno strumenti radar a bordo per vedere notte e giorno anche attraverso le nuvole, in alcuni casi sfruttano l'interferometria, sono in grado cioè di misurare anche gli spostamenti millimetrici del terreno grazie a un doppio passaggio sulla stessa zona a distanza di tempo. Altre sentinelle hanno a bordo strumenti ottici per monitorare lo stato del cambiamento della superficie terrestre, agricoltura e foreste comprese. Sotto controllo è anche lo stato della nostra atmosfera, anche per esempio in relazione agli incendi che stanno devastando l'Amazzonia. I dati delle sentinelle, e non solo, sono accessibili a tutti. Questo ha permesso anche di imbastire collaborazioni importanti. Abbiamo accordi con i maggiori istituti di ricerca italiani e in particolare collaboriamo con l'ENEA, che è un ente di ricerca importante che ha una base in Antartico, e quindi diamo dei dati satellitari ai nostri satelliti per dei progetti, ad esempio a livello ambientale, di un istituto di ricerca italiano. Lavoriamo con l'INGV in Italia, altro istituto di ricerca importante che lavora sulla tematica dei vulcani, e con molti altri. Quindi abbiamo degli accordi specifici con l'Agenzia Spaziale Italiana, naturalmente, che è il nostro ente di riferimento, ma anche con istituti di ricerca e centri nazionali. L'abbiamo a livello europeo con l'Agenzia Europea dell'Ambiente, che utilizza i nostri dati regolarmente per fare i report sul stato dell'ambiente, che sono report pubblicati regolarmente.
li abbiamo con altre organizzazioni europee, quale ICMWF, che è il centro di monitoraggio a medio-lungo termine dei dati relativi alla meteorologia, delle previsioni meteorologiche, che integra per le previsioni a medio termine i dati satellitari delle nostre missioni nei modelli che fanno, dove integrano dati ESA, ma dati anche di missioni di altri partner internazionali, agenzie internazionali. Abbiamo accordi a livello internazionale con agenzie delle Nazioni Unite come la FAO a Roma, ma anche con le Nazioni Unite a Ginevra, il WMO, World Meteorological Organization, per collaborare su progetti spesso legati anche ad attività di sviluppo sostenibile. Tantissimi quindi sono i legami tra agenzie spaziali e enti di ricerca uniti globalmente nello sforzo di tutelare il nostro pianeta. Sono state lanciate nel 2015 dalle Nazioni Unite i goal di sviluppo sostenibile, 17 goal che sono quello di lavorare sul tema come quello dell'acqua, del climate change, del cibo per tutti. Ecco, su questi diversi temi lo spazio ha un contributo forte ed abbiamo degli accordi specifici con alcune agenzie delle Nazioni Unite come l'UNEP, che è quella che lavora con sede a Nairobi, su cui lavoriamo sulla tematica dell'SDG acqua. E accordi internazionali con altre organizzazioni internazionali a livello mondiale, e poi accordi bilaterali ovviamente con la NASA, con gli indiani, i giapponesi, con chi come noi ha satelliti di osservazione della Terra che fanno monitoraggio della Terra per scambio dati, per progetti comuni di collaborazione.